Fenomenale Gianna Nannini, Radio Studio 95, le 11:20 minuti. Noi siamo in diretta, come sempre, radiofonica, in diretta televisiva, in diretta Facebook, in diretta sulla nostra app scaricabile dal Play Store, e potete seguirci da www.radiostudio95.it e un pochino da dovunque, perché il nostro Dario Amodeo, un po' factotum, regista e multimedia manager di questa azienda radio televisiva, insomma, si è sbizzarrito. Qualsiasi modo di comunicare lo ha scovato, lo ha trovato e l'ha fatto proprio di Radio Studio 95. Adesso però questo era tutto per anticipare l'ospite che è seduto alla mia sinistra, che è il ti posso chiamare per nome direttamente? Mi puoi chiamare come vuoi, come, tranquillamente, come, buongiorno. No, col diminutivo o col nome completo? Ma dipende, ufficialmente. Che il professor Giuseppe Livoti. Buongiorno. O anche Beppe Livoti, che mi va benissimo. Presidente dell'Associazione Culturale Le Muse, che insomma, quest'anno quanti anni di attività abbiamo raggiunto? Beh, siamo al 16° anno di attività con l'Associazione Culturale Le Muse, Laboratorio delle Arti delle Lettere, insomma una scommessa che ormai è consolidata e che trova sicuramente un grande riscontro nella città di Reggio Calabria, e non solo, perché ci muoviamo in maniera continuativa su quello che è tutto il territorio. Insomma, ormai è una diciamo nostra prerogativa, e quindi essere attraversare quelli che sono i luoghi, no? I luoghi della città, della provincia, ma anche di quello che è, insomma, il diciamo il territorio, perché viviamo di territorio, viviamo di cultura, no? Questa cultura che non è eredità culturale, ma è sicuramente un territorio che va vissuto in maniera continuativa. Quindi queste sono un po' le nostre prerogative, Laboratorio delle Arti e delle Lettere, perché ci occupiamo poi di vari campi, come vedremo oggi. Anche perché, essendo ormai avendo raggiunto lo status di città metropolitana dal confine col Vibonese al Catanzarese, siamo ormai tutta Reggio Calabria. In effetti, insomma, la città metropolitana, noi il rapporto con la città metropolitana, in un certo senso, come associazione, a volte lo facciamo, perché siamo stati un po' noi i primi ad unire, non noi come muse, ma noi operatori culturali, ad unire le diverse realtà della nostra città. Quindi questa è una cosa molto, molto positiva. Siamo già metropolitani dentro noi stessi. Assolutamente, la politica questo arriva sempre più tardi, questo è senza dubbio. Sì, dimmi. E io ti voglio dire proprio questo. Noi, nella prerogativa dell'associazione Le Muse, ogni anno inauguriamo l'anno sociale con due premi. Esattamente, proprio quello che ti volevo chiedere. Uniamo questo rapporto metropolitano che tu dicevi, un premio lo consegniamo a un personaggio legato all'Italia del Sud, cioè che ha realizzato qualcosa insieme diciamo a un territorio. Ecco perché il premio è sempre legato a un regionalismo, chiamiamo così, un regionalismo meridionale, perché il meridionalismo fa parte di noi, mentre un altro premio noi lo consegniamo a un personaggio che appartiene al tessuto culturale nazionale. Quindi questa è la nostra prerogativa statutaria. Quindi hai anticipato la mia domanda, che io sapevo di questi premi che consegnate sia all'inizio che, se non sbaglio, alla fine. Sì. di questo anno culturale, esatto. 2017-2018, il nostro anno sociale inizia a fine ottobre, si conclude il 2 giugno e poi riparte i primi di luglio. 4 premi l'anno, 2 ad ottobre e 2 ai premi di luglio, sempre guardando questa prerogativa statutaria: un personaggio dell'Italia del Sud dal punto di vista culturale, un altro invece un personaggio di chiara fama a livello nazionale. Il 29 ci sarà una grande inaugurazione dove presenteremo il programma. Io devo ringraziare tutti coloro i quali hanno accettato il mio invito a essere inseriti all'interno del programma delle Muse, perché viviamo anche di collaborazioni e anche di interazioni. Se non ci fossero personaggi come voi, Silvio, qui in televisione, alla radio, che ci ospitate e ci date possibilità, ma così come i giornali, così come le altre realtà multimediali, noi non potremmo esserci, perché ci amplificate, date visibilità a quello che è il nostro messaggio culturale. C'è da dire che quando la televisione e la radio, i mezzi di comunicazione, diventano mezzo appunto per veicolare messaggi culturali, per veicolare cultura in generale, sicuramente si centra l'obiettivo. Ora io svelo questo piccolo particolare a chi ci segue.
segue. Sì. Ci siamo sentiti e io, mi diceva di questi premi, gli ho chiesto allora chi premiamo quest'anno. Non me l'ha voluto dire il presidente, ha detto devi stare con l'attesa anche tu per conoscerlo il giorno stesso della puntata. Quindi adesso è arrivato perché il momento. Ormai noi per tradizione ormai i nomi dei premi Muse li annunciamo qui alla Radio Studio 95, qui a Melito TV, e quindi abbiamo consolidato la nostra promessa, come abbiamo fatto nello scorso luglio. Oggi diamo i due nomi del premio Muse che saranno presenti giorno 29 ottobre alle ore 18 presso il cortile delle Muse, la sala d'arte Le Muse di via San Giuseppe 19 di Reggio Calabria. Un inizio alla grande. Partiamo dal personaggio meridionale che naturalmente va ad arricchire la palmarès di premiati importanti e autorevoli. Io ricordo che l'anno scorso abbiamo premiato Fulco Ruffo di Calabria come inaugurazione dell'anno sociale delle Muse, e poi abbiamo continuato quest'estate con la stilista Regina Schrecker e Maurizio Carnevali, che è un pittore, uno scultore del panorama nazionale italiano. Allora, il personaggio, il primo dei due personaggi che avremo alle Muse, e tra l'altro noi inauguriamo anche una mostra, un prestito che dura 2 ore circa il giorno dell'inaugurazione, ci sarà un prestito importante. Allora, il personaggio è il direttore del Museo delle Bambole e del Costume Arbresh di Fracineto, quindi del Cosentino, ed è la dottoressa Carmela Aversa. Che cos'è il Museo delle Bambole e della Cultura Arbresh? Arbresh è naturalmente una etnia che naturalmente si trova principalmente in Calabria e in Sicilia piana degli Albanesi. Noi abbiamo questa realtà etnica che si trova nell'alta Calabria. Molto importante, il museo come la nostra, che è quella grecanica, alla fine sempre tutelate dalla legge per le minoranze. E negli anni 90 venne realizzato questo museo, che è veramente un unicum dell'Italia del Sud, poiché riunisce la storia degli albanesi nel sud d'Italia e quelli dell'Albania. Quindi riassume le migrazioni dal 1440 al 1448. Questo museo è molto particolare perché ha tutti gli abiti storici della cultura albanese, quindi parliamo di abiti con ricami aurei, con tessuti preziosi, eccetera. Un museo che viene gestito appunto dalla dottoressa Carmela Aversa, che è insomma un personaggio anche del riscatto della nostra Calabria. Ma la cosa molto importante è che alcuni abiti di questo prestigioso museo sarà possibile vederli alle Muse il giorno 29 ottobre per una mostra che durerà dalle ore 18 alle ore 20. Quindi proprio una mostra lampo. È una mostra lampo perché è un prestito storico importante che ci dà un'idea di quelli che sono le vesti femminili e maschili quotidiani e della festa, e che riassume proprio quella che è l'essenza delle comunità albanesi del sud Italia. Carmela Aversa è direttrice dal 2001, sarà presente lei con alcuni componenti dello staff del museo, e quindi sarà il primo dei due premi Muse, quindi che riguarda il nostro sud. Noi siamo contenti di ospitare la cultura Arbresh, perché anche questo fa parte di quel senso metropolitano che ci appartiene. Quindi questo è il primo premio Muse. Tu, Silvio, cerchi di guardare non chi è il noto personaggio. Non ce l'ho fatta. Io non ce l'hai fatta perché io ho girato, voglio dire, dare i dati esatti. Dal vivo, io l'ascolto con te. La signora che ospiteremo giorno 29, il secondo dei premi Muse che appartiene al panorama nazionale, giornalista professionista dal 1976, per 33 anni alla RAI, alla Radio Televisione Italiana,
conduttrice, inviata speciale in cronaca, caporedattore, autrice di reportage, rubriche e programmi, volto e voce del TG2 dal 1994. Se vi dico che è la più importante critica di moda e costume, che ha documentato il fashion system dal punto di vista economico, sociologico e di costume, le Musi hanno il piacere di ospitare e di premiare il 29 ottobre la grande, mi permetto di dire, perché l'ho conosciuta ed è grande di nome e di fatto, Mariella Milani. Alla faccia, proprio. Quindi, è un nome importantissimo del panorama è un nome che ha fatto storia assolutamente alla RAI, ma è un nome che ha frequentato tutte le passerelle internazionali della moda e tra l'altro verrà anche in una duplice veste. Attualmente sta curando un grande progetto di salvaguardia del Made in Italy che si chiama Crafters 2.0, talento italiano, e naturalmente la vede impegnata in primis come presidente di questo progetto. Noi la domenica 29 saremo appunto, accoglieremo Mariella Milani, ecco, come personaggio pubblico per premiarla per quella che è la sua attività. Se si parla di moda, noi i grandi artisti, i grandi stilisti li abbiamo conosciuti tramite i suoi articoli, tramite i suoi servizi. Mentre il lunedì 30 alle ore 10 presso il liceo scientifico Alessandro Volta, io ringrazio la dirigente Mariella Palazzolo che ci ospita, presenteremo proprio questo progetto per la tutela e la salvaguardia del Made in Italy che è curato appunto da Mariella Milani. Quindi credo che l'accoppiata funziona molto bene, perché da una parte la tradizione con la moda arbresh albanese, dall'altra appunto il contatto con Mariella Milani, che è personaggio di chiara fama e che le Muse avranno il piacere di ospitare. Sicuramente due premi in rosa entrambi, perché tutte e due donne molto importanti. Mi permetto di dire che penso di dire anche quello che è il tuo pensiero, sia che sia di una celebrità a livello nazionale che non lo sia, che quindi sia la presidente di un museo in Calabria, sono due donne che hanno la stessa importanza per quella che è la diffusione della cultura anche sul territorio, perché serve tanto fare cultura sul territorio. Serve tanto, e noi il 29 presenteremo un programma che si conclude il 2 giugno con quattro appuntamenti al mese, quindi tieni conto settimana. Che ogni settimana, partendo dal 29 fino al 2 giugno, appuntamenti domenicali. Ti posso anche dire un'altra cosa: il 5 novembre, quindi la domenica successiva, ospiteremo il Festival Teatrale Miti Contemporanei, che è stato ideato e gestito dalla compagnia teatrale Scena Nuda, diretto da Teresa Timpano, e che va ad interagire col territorio urbano di Reggio Calabria nelle varie associazioni. Quindi ci sarà uno spettacolo, una soirée gestito appunto da questo Festival Teatrale dei miti contemporanei, e poi di domenica in domenica ci saranno argomentazioni varie, presenteremo libri, ci saranno personaggi che appartengono a tutto il nostro territorio, che si alterneranno. Una novità quest'anno: noi ogni primo venerdì del mese facciamo i video dibattiti delle Muse con la nostra curatrice, che è Paola Benavoli, che è un critico cinematografico, e abbiamo pensato quest'anno di creare all'interno dei video dibattiti un gruppo di ascolto. Ogni gruppo di ascolto quest'anno sarà una scuola della città di Reggio Calabria. Quindi abbiamo abolito la figura dell'opinion leader, che dava la sua indicazione in merito a quello che veniva raccontato, e quindi ci sarà questo gruppo d'ascolto, quindi anche il mondo della scuola che attraversa l'associazionismo, e credo che sia una cosa molto molto interessante questo. Il programma, ti dico la verità, è ricchissimo. Ci saranno anche viaggi culturali, ci saranno gli appuntamenti dedicati
dedicati al, agli artisti, si parlerà di giornalismo militante, giornalismo di cronaca che è di grande attualità, si parlerà di crisi, si parlerà di tutto ciò che è il nostro tempo attuale, al di là poi di quelle che sono le nostre realtà già consolidate come il coro dell'associazione che è diretto da, da Enza Cuzzola e tanto altro, il nostro laboratorio di poesia diretto da Rossana Rossomando. Quindi insieme alla nostra vicepresidente, la professoressa Teresa Polimeni Cordova, abbiamo riconfermato quelle che sono un po' le nostre referenze di tradizione. Beh, i punti fermi dell'associazione, che sono quelli poi che non vanno mai abbandonati. Certo. Quindi la nostra associazione poi probabilmente cerca di convogliare anche un bacino d'utenza che non è omogeneo ma è eterogeneo, perché dai 25 dico agli 80 e più appunto l'associazione riesce a convogliare sicuramente diverse forze. Quindi credo che questa sia sicuramente il plus valore di un'associazione come le Muse. E allora io ti volevo fare una domanda. Prego. Riferita al mondo della scuola, e ti spiego subito il perché. Sì. Perché a inizio puntata parlavamo della protesta che oggi viene inscenata in tutta Italia da parte degli studenti delle scuole superiori che manifestano contro l'alternanza scuola-lavoro, perché spesso viene scambiata come schiavismo gratuito, diciamo così, almeno quello che dicono gli studenti. Ci sono stati casi importanti di soprusi all'interno di questa attività, che invece dovrebbe essere un'attività che avvia gli studenti al mondo del lavoro. Io ti volevo chiedere proprio cosa ne pensi di allora, questo. Allora, io sono contro l'alternanza scuola-lavoro, prima di tutto perché la scuola, io non sono né dirigente eccetera, però sono stato sempre un po' collaboratore di vari dirigenti. A proposito, voglio salutare la mia nuova dirigente di quest'anno, che è Maria Rosa Monterosso, che è la preside dell'Istituto Alvaro Gebbione, una preside che è arrivata proprio quest'anno e che è molto vicina agli alunni, è vicino ai dirigenti, ai professori, e quindi un dirigente in fieri, come si suol dire. Io sono contrario all'alternanza scuola-lavoro perché da una parte c'è questa forma di sfruttamento vero e proprio. La scuola è un luogo di formazione. Se noi aboliamo quello che è il ruolo formativo, i ragazzi sapranno molte cose più pratiche e non sapranno quello che magari non sapranno scrivere, non sapranno fare un calcolo matematico eccetera. Quindi la scuola deve ritornare ad essere scuola, diciamo dalla scuola media, come si suol dire, e poi ci sarà tempo per fare questa attività di tipo lavorativo, e poi fare alternanza scuola-lavoro per ritrovarsi poi fuori dal mondo del lavoro. I posti di lavoro dove sono? Quindi questo sfruttamento che non è univoco e che è biunivoco, perché la scuola c'è questa delocalizzazione, no, della scuola stessa, della propria attività, e quindi ci cacciamo questa responsabilità. E le aziende hanno manodopera a costo zero e quindi possono sperimentare. C'è un tempo per apprendere e c'è un tempo per mettere in pratica quello che si apprende. Ecco perché c'è tanta ignoranza in giro, e quindi noi dobbiamo combattere l'ignoranza facendo magari rinnovando quelle che sono le programmazioni all'interno delle scuole. Gli ambiti laboratoriali esistono proprio per questo, i famosi dipartimenti. Perché abbiamo i dipartimenti? Perché devono servire per approfondire determinate tematiche, no? Voi parliamo dei vecchi istituti d'arte di una volta, perché vi erano i laboratori? Perché vi era una parte pratica e una parte teorica. Quindi io sono contro l'alternanza scuola-lavoro, che sono diventati dei veri e propri proclami scolastici, acchiappa alunni, ed è diventata insomma una politica da parte di alcuni dirigenti che cercano le copertine, come si vuol dire, dei giornali, creando queste collaborazioni e questi partenariati. Perfetto. Io domanda che ci sta e che rientra in quella che è anche l'attività
città delle Muse, visto la vostra collaborazione con gli istituti scolastici e il vostro impegno per la cultura. Come dicevi tu, combattiamo l'ignoranza, combattiamo questo menefreghismo totale nei confronti della società, nei confronti del prossimo, grazie soltanto alla cultura, che è l'unico mezzo, per poter fare la differenza nel mondo di oggi. Ecco, voglio dire, il fatto che le Muse premiano Mariella Milani, una giornalista di successo, come insomma la giornalista che è stata un volto legato alla moda e al fashion system, giusto? Nell'ambito di una conferenza all'interno di una scuola, il lunedì, dicevo appunto, saremo al liceo scientifico Volta, può servire, a mio avviso, a fare da traino, a portare i ragazzi, così come sarà un incontro aperto comunque alla città, alla conoscenza di personaggi che hanno un vissuto. Ecco, magari l'alternanza è l'alternanza scuola-personaggio, perché un personaggio tramite la comunicazione ti può portare a capire determinati sistemi. Se noi invece i ragazzi li portiamo fuori dalla scuola, li portiamo a servizio di, e stare a servizio di è una cosa che proprio non mi è mai piaciuta, né come uomo né da un punto di vista lavorativo. Non si è mai a servizio di nessuno, casomai si è insieme proprio per cooperare e per cercare di creare un dialogo aperto anche con i ragazzi. Le diciamo dinamiche, così, dinamiche a scuola sono cambiate, non si sta più con il libro, però è anche vero, anche le associazioni culturali che esistono magari per approfondire delle tematiche. Noi spesso siamo ospiti nelle scuole perché cerchiamo di cooperare all'insegna di un progetto condiviso. Se c'è questo progetto condiviso, credo che questa è la via giusta, è cosa buona e giusta, come si suol dire. E allora, al volo, come mettersi in contatto, come scoprire le attività delle Muse? Allora, come scoprire le attività delle Muse? Intanto abbiamo una pagina Facebook, le Muse, laboratorio delle arti e delle lettere, che devo dire dà grandi soddisfazioni, ed è una. Poi infatti noi abbiamo proprio il sito, avevamo un sito perché ci siamo accorti che la pagina Facebook delle Muse ha tantissimi contatti giornalieri, a cui se ne sono aggiunte altre due. Una è proprio l'approfondimento appunto delle Muse di Merito TV, perché io ringrazio gli editori Bruno e Mimma Taverna, che ci danno la possibilità di amplificare questo che è il nostro dialogo culturale. Qua parliamo di Casa Reale, ecco, ed è una pagina che naturalmente dà la possibilità di amplificare i nostri appuntamenti grazie alla televisione e anche a questi collegamenti radiofonici. E poi abbiamo un'altra pagina, che è Casa Reale, questo progetto che è nato appunto insieme agli editori con il nostro grande Dario Amodeo, che naturalmente riesce con le immagini a dire quello che le parole a volte noi non riusciamo a dire. E tra l'altro possiamo annunciare che il 19 ottobre parte proprio tutta la trasmissione Casa, la nuova stagione, e parte la nuova stagione di Casa Reale, questa trasmissione che ci ha portato a visitare le dimore storiche calabresi. Basta vedere che poi noi non lo sappiamo, abbiamo di quei posti incredibili, basta vedere la sigla che Dario Modeo ha fatto, questa sigla seppiata, che dà l'idea praticamente delle architetture, delle bellezze paesaggistiche esaltano quelli che sono i nostri beni culturali. Credo che dalla regia l'orario di Casa Reale sarà a che ora? Qui abbiamo vicino il nostro Dario. A che ora sarà? Sarà alle 21, da quello che io ricordo, parlando con gli editori. Quindi invitiamo il nostro pubblico da casa a seguirci appunto alle ore 21 su Melito TV, il canale 817, con queste puntate che si alterneranno, che saranno interessanti. E quindi, dicevo, per le Muse seguiteci su Facebook, nelle nostre tre pagine, le Muse Laboratorio delle Arti e delle Lettere, la pagina approfondimento Melito TV, per avere tutte le informazioni su quelli che sono i servizi che sono attinenti alle attività delle Muse, e poi la pagina di Casa Reale, dove di volta in volta vi informeremo su quelle che sono
le attività appunto della puntata, diciamo che andremo a fare. Vi volevo anche accennare, se posso appunto continuare, che quest'anno ci saranno anche dei personaggi importanti alle muse, come Anna Lauria, che è la referente UNESCO della poesia, oppure avremo anche dei momenti di interazione con personaggi che hanno fatto anche la storia della comunicazione giornalistica. Anna Rosa Macri, un personaggio che ritornerà alle muse, oppure anche Domenico Mimmo Nunnari, altro volto legato appunto alla RAI. Quindi ci saranno tanti incontri, guardateci, noi vi informeremo di volta in volta, ma quello che conta è esserci giorno 29 ottobre alle ore 18:30 al Cortile delle Muse per un grande evento. Due personaggi: Carmela Versa, il direttore del Museo delle Bambole e della Cultura Arbrescia di Fracineto, che viene premiato, e l'altro personaggio della cultura nazionale, Mariella Milani, giornalista e volto noto RAI, nonché rappresentante del giornalismo dedicato alla moda e non solo. È una mostra, un prestito solo per due ore di abiti che appartengono alla storia della civiltà e della cultura arbrescia, e in più la presentazione del programma delle muse 2017-2018. Io voglio ringraziare non solo voi, ma anche coloro i quali ci stanno seguendo nella diretta Facebook, e che naturalmente continueranno poi a seguirci nei nostri mezzi di comunicazione, che sono efficaci come il tuo supporto, grande Silvio, e questa trasmissione che è in gran mattino, che ha amplificato e che ha dato la notizia dei due nostri premi Muse. Quando si può far cultura, ben volentieri la facciamo, da amanti. E scusa che mi permetto, quando si riesce a fare cultura, mi permetto dire tra virgolette a costo zero, perché io non ho mai, diciamo, goduto di privilegi che molti hanno, però se si opera bene si riesce a fare anche del bene da un punto di vista culturale. In conclusione voglio concludere, perché mi sembra giusto dire che quest'anno appunto la vicepresidente è ancora Teresa Polimeni Cordova, che è una docente nonché un critico letterario di eccellenza. Segretaria delle Muse è Giovanna Marchese, l'addetta alle pubbliche relazioni è Rosaria Livoti, Rossana Rossomando per quanto riguarda la referente del laboratorio di poesia, Enza Cuzzola è la direttrice del coro delle Muse, e Paola Benavoli la referente dei video dibattiti delle Muse. Questo è l'organigramma 2017-2018. E quindi abbiamo presentato le Muse, le attività, i premi che verranno conferiti a questo inizio anno sociale. Grazie al professor Giuseppe Livoti e grazie a tutti voi. Noi adesso torniamo tra poco e ci vediamo alle Muse. Ci vediamo alle Muse, naturalmente. Grazie. Ciao. Radio Studio 95. It's only time.